Oggi sono molto arrabbiato, basta. Sono stufo, mi hai rotto, sbatto la porta, spacco qualcosa, anzi, forse mi vendico. Ciao ragazzi, vi è capitato qualche volta di reagire così, di essere arrabbiati, un sentimento che ci sale da dentro ti fa stare malissimo il nostro corpo ci prende nel cuore ci prende nei nervi ci prende nella testa stiamo malissimo perché ci arrabbiamo pensate in famiglia quando mamma vi dice metti a posto la camera rabbia fai i compiti rabbia con gli amici. Ma sei una schiappa! Ma guarda quel gol che potevi fare facilmente! Ma sei sempre qui a rompere! Ma smettila, dai, sei appiccicato come la colla! Quante volte ci arrabbiamo, ragazzi, con gli amici, in famiglia, tra di noi? Qual è il motivo della nostra rabbia? A volte siamo arrabbiati. Per qualcosa ci scarichiamo su altri. Vi è capitato di prendere un quattro di matematica? Povera mamma, quando tornate a casa. Sbattete la cartella, lo zaino sul tavolo. Nessuno può parlarvi. C'è una rabbia che scappa via da dentro come se fosse un. Uno schizzo via, boom bang, boom, boom! No. Mamma. Arrabbiarsi anche lei e alimenta la nostra rabbia. O può chiederci: senti un po', che cos'hai che non va? Perché sei così arrabbiato? Noi molte volte ci scarichiamo sugli altri e il motivo della nostra rabbia a volte non sono gli altri. Sono le nostre insoddisfazioni, sono le volte in cui non ci piacciamo. Sono le volte in cui qualcuno ci ha detto qualcosa e ci è rimasto lì, eh, pesante, non siamo riusciti a digerirlo. Le volte in cui abbiamo fallito, le volte in cui ci era, eravamo preparati tanto eppure non abbiamo trovato il risultato che speravamo. Vedete ragazzi, un giorno io avevo un cane che si chiamava Laika, ero molto affezionato a quel cane e lui era molto affezionato a me. Un giorno entra in salone dove vivevo e si sdraia sul divano. Io gliel'avevo già detto tante volte, senti per favore, scendi di lì, non è il tuo posto. Faccio per accarezzarlo e per dirgli che non era il suo posto. E lui mi ringhia, mi mostra i denti con uno sguardo arrabbiato. Come avreste reagito? Potevo dargli un calcio sui denti? Potevo scuoterlo e dire, ehi, cosa stai facendo? Perché te la prendi con me? Sapete cosa ho fatto? Mi è venuta un'idea e mi sono chiesto, ma perché il mio cane è arrabbiato? Gli ho alzato la zampa. Io ho visto che aveva uno squarcio sulla pancia molto lungo. <coughs> Probabilmente aveva preso un filo spinato che l'aveva ferito. E mi sono detto, anche il mio cane quando è ferito ringhia al suo padrone. Noi quando siamo feriti, c'è qualcosa dentro che non funziona. Ringhiamo, ci arrabbiamo con le persone più vicine a noi. Poi ci stiamo male, le abbiamo fatte soffrire. Poi a volte non ci parliamo per giorni. Ci guardiamo un po' come si dice incagnesco. Eh? Il mio corpo sta male. Allora, perché vi dico questo, ragazzi? Perché anche Gesù nel Vangelo di oggi, nella terza domenica di Quaresima, si arrabbia. Oh, ma ne fa di tutti i colori, eh? Dal giro ai banchi delle cambiavalute c'erano uomini che cambiavano i soldi perché sul tem nel tempio di Gerusalemme non si potevano portare soldi pagani con l'immagine dell'imperatore, allora avevano soldi religiosi, eh, soldi che avevano l'effigie della religiosità e li cambiavano e ci facevano la cresta. Poi dal giro a tutti gli animali, bu buoi, pecore, colombe. Erano lì perché chi entrava nel Tempio soprattutto a Pasqua. La festa è eh, dove è ambientato questo Vangelo, comprava uno di questi animali per offrirli in sacrificio. Per dire a Dio: guarda come sono bravo! Guarda che cosa ti offro! Guarda quanto ti do, Gesù si arrabbia dal giro a tutto. Che differenza c'è secondo voi ragazzi tra la rabbia di Gesù e la nostra rabbia? Provate un po' a pensare. La mia rabbia molte volte è quando le mie cose non vanno come vorrei. Quando non si realizzano ci sono sempre io al centro. Mi arrabbio perché la colazione non era così buona, il latte non era così caldo, i biscotti non erano il meglio che mi aspettavo. Banalità. Eppure molte volte poi mi arrabbio per cose più importanti, ma ci sono sempre io al centro. Mi arrabbio perché io non sono soddisfatto. Gesù non si arrabbia per questo motivo. Si arrabbia perché la gente non capisce che non si cerca Dio con il denaro, con i sacrifici, eh? ma si cerca Dio nell'amore. Allora la rabbia di Gesù è una rabbia sana, sapete? Perché si arrabbia per la verità, per le cose che sono veramente autentiche, vere, non per gli egoismi, come facciamo un po' a volte noi, che facciamo dei capricci, come il bambino piccolo, eh, che si mette a fare i capricci perché non ha quello che sta desiderando in quel momento. No, Gesù si arrabbia perché a volte siamo fuori strada, perché a volte non capiamo bene chi è questo Gesù, non capiamo bene chi è questo Dio. E a volte pensiamo di comprarlo, di fare mercato con lui. Allora lui si arrabbia e dice: Portate fuori queste cose, smettetela di fare mercato con Dio. Ecco, vedete, provate un po' a pensare alle volte in cui ci arrabbiamo, se ci arrabbiamo per la verità o ci arrabbiamo per l'egoismo. E sapete che cosa dice Gesù dopo? Poi si calma e eh, vi capita poi di calmarvi, poi ci stiamo male. E andiamo a dormire molto tristi, ecco, anche Gesù si calma. E quando si calma, dice alle persone che quasi lo approvano: hai proprio ragione, ti sei proprio arrabbiato perché avevi ragione. E lui dice: No, aspettate un attimo, riflettici bene. Chi è il tuo Dio? Che cosa cerchi da Gesù? Fare mercato? Senti, ti faccio una preghiera, però scusa, è eh, al compito di matematica domani. Senti, faccio un fioretto, eh. Però mi dai qualcosa in cambio. Ecco allora Gesù si arrabbia. No Gesù, tu mi vuoi bene come sono, mi sei vicino quando devo fare il compito di matematica, mi sei vicino quando ti chiedo qualcosa, però mi chiedi di mettermi in gioco, non arrabbiarti. Mettiti in gioco, rifletti bene chi è Gesù per te. E poi sentite, ragazzi, non lasciate mai nessuna persona arrabbiata da sola, non escludetela. In quei momenti in cui ci prende la rabbia, abbiamo un assoluto desiderio di qualcuno che stia vicino a noi. Allora, ragazzi, il corpo s'arrabbia, anche il cuore, ve lo ricordate due settimane fa, si arrabbia. Chiediamo a Gesù che il cuore si arrabbi per cose vere. Per quando le cose non sono autentiche. La gente sta distruggendo il mondo. I poveri sono esclusi. Chi non ha voce viene messo da parte. La persona più timida in classe, nessuno va a cercarla. Il bullo, ne abbiamo tutti un po' paura, sembra sempre così arrabbiato. Ce ne sono tante altre possibilità in cui possiamo coinvolgere il cuore. Provate, ragazzi, quando qualcuno si arrabbia contro di voi, ad alzargli la zampa e a vedere qual è la ferita che lo fa arrabbiare. E provate a pensare alle volte in cui siete stati arrabbiati e dall'altra parte avete trovato qualcuno che vi ha chiesto che cosa c'è che non va. Dalla rabbia siete passati al pianto. Se invece avete trovato qualcuno che si è arrabbiato ancora di più, era guerra. Il cuore non cerca la guerra. Alza la zampa.